children all around. There's magic in the air. Take my hand and come with me. Can't you see the snow is falling down? This is Christmas time. Benvenuti a questa inaugurazione della 17ª mostra dei presepi e come solito, perché ormai è ben oltre un decennio che si fanno sempre questi i soliti ringraziamenti, che io ripeto anche per quest'anno, e che sia quest'anno in modo particolare un periodo di tranquillità individuale e di serenità dell'animo. Questo è quello che auguro a tutti voi, anche a me. E grazie. Anch'io iniziamo con l'apertura ufficiale della mostra dei presepi, che ormai è diventato un tradizionale appuntamento, come diceva il Presidente, 17ª edizione. Beh, prima di tutto un augurio lo facciamo al Presidente, che oggi è qui, sapete che ha fatto il tagliando di controllo anche lui, infatti, quindi un applauso per Stefano, dai, che sta bene, ha ricominciato a rompere le scatole, quindi vuol dire che sta bene, sta rientrando in forma. Io faccio gli auguri a tutti, con oggi apriamo così il percorso verso la grande festa del Natale. Anch'io, come Stefano, faccio gli auguri a tutti. Ci aspetta un 2015, continuano a dire che rivedremo la salita, l'uscita, sembra sempre più dura per tutti, no? Di immaginare che riusciamo a superare questo momento, che non è certo tra i più felici per tutti, però dobbiamo essere ottimisti. Qui abbiamo i tanti artisti, perché così sono, che hanno fatto i presepi, e il simbolo, al di là del simbolo religioso, perché non voglio rubare lo spazio a Don Alfonso, io voglio immaginare che ogni opera d'arte che è il presepe, al di là dell'importanza religiosa di ogni personaggio, per ogni pezzetto che c'è all'interno del presepe ha la sua importanza per far sì che l'opera d'arte di tutto il presepe diventa un'opera d'arte. Se ci fosse qualcosa fuori posto, stona, no? Quindi un po' così deve essere nella nostra società. Ognuno di noi fa il suo pezzetto, sono tutti importanti. Dalla Sacra Famiglia, no? Che c'è al centro, ma qualunque piccolo particolare che compone l'opera d'arte. Se ognuno di noi si colloca nel posto giusto e fa il suo dovere, facciamo sì che l'armonia di tutta l'opera d'arte diventa veramente bella da vedere e un piacere vederla. Così deve essere nella nostra vita. Se ognuno di noi fa il suo piccolo pezzetto, fa la sua piccola parte, l'opera d'arte, l'armonia del tutto insieme diventa bello da vedere, bello da vivere. Quindi questo è il mio augurio, che nel 2015, come ha detto Stefano, una serenità per tutti, ma che ognuno di noi trovi la sua collocazione e di armonia a tutto ciò che è l'opera d'arte del presepe, che è poi la rappresentazione della nostra vita. Auguri a tutti, grazie alla banda, grazie a tutti gli artisti che anche quest'anno sono qui per la 17ª edizione, e soprattutto grazie all'Associazione Cardinal Pieregrosso, che continua ad organizzare queste belle manifestazioni. E già stavamo parlandone prima sulla porta, ci aspetta un 2015 intenso anche di attività culturali collegate anche nell'ambito di Expo, per cui faremo parte del percorso di Expo, quindi Pozzuolo diventerà appunto anche importante in questo grande evento internazionale, e la Chiesa di San Francesco con l'associazione in primis sarà un po' il punto di riferimento per questo anno che ci aspetta. Buone feste e buon 2015 a tutti! L'intuizione di San Francesco di 800 anni fa era quella di scrivere le cose a cui crediamo, di renderle sempre più concrete. Ecco, l'augurio è quello che faccio anch'io a me, a ciascuno di voi, di rendere sempre concreto quello in cui crediamo. Religiosamente, umanamente, è una cosa che il nostro paese fa già. E di farlo con quella bellezza e quella semplicità che anche nella architettura francescana
e anche nelle pietre del nostro paese è scritta. Mi unisco anch'io agli auguri di buona salute, di buon anno a tutti e a Stefano in particolare. Grazie. Signore Gesù, benedici questi segni che ricordano la tua natività. Benedici coloro che li hanno creati, coloro che li ammireranno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona mostra, grazie.